La pace dei santi sia con voi. Il 31 marzo la Chiesa celebra la memoria di San Beniamino, diacono e martire. San Beniamino, diacono di Ergol in Persia, fa parte di un gruppo di martiri uccisi appunto in Persia durante la lunga persecuzione contro i cristiani. L'episodio, avvenuto all'interno della lunga persecuzione, racconta che verso il 420 lo sfrenato zelo di alcuni cristiani, capeggiati da un sacerdote Asu, portò ad incendiare ad Ergol un Pireo, cioè un tempio dedicato al culto del fuoco. Per questa distruzione venne arrestato il vescovo Abdas, il fratello Papa, i preti Asu ed Isacco, il segretario Efrem, il suddiacono Papa, i laici Daduk e Durtan. Al vescovo Abdas fu ingiunto dalle autorità civili di ricostruire il tempio. Poiché egli si rifiutò, furono condannati a morte. A loro sono associati, nella celebrazione, altri martiri di quella persecuzione, scaturita dall'episodio dell'incendio del Pireo, e sono Ormisda, Saim e il diacono Beniamino. Su quest'ultimo, il Martyriologium Romanum, commemorandolo al 31 marzo, riporta la seguente citazione. In Ergol, in Persia, San Beniamino diacono, che non desistette dal predicare la verità della fede sotto Baorm Gor re, consumò il suo martirio vedendoli conficcati negli orifizi e sotto le unghie leni sottili ed acuminati. Il martirio avvenne verso il 420, cioè nei primi due anni del regno di Baorm Gor, perché nel 422 egli fu vinto da Teodosio II, che come condizione di pace pose la libertà di culto ai cristiani di Persia. Il 31 marzo la Chiesa celebra anche la memoria di San Guido di Pomposa, abate. Nativo di Casamari, presso Ravenna, nella seconda metà del X secolo, da giovane si dedicò agli studi, vivendo negli agi della vita di famiglia. La sua vita ebbe una svolta quando decise di donare i suoi abiti ai poveri e di ricoprirsi di un saio. Fece un pellegrinaggio a Roma, dove ricevette la tonsura, e da lì in Terra Santa. Ma una volta tornato a Ravenna, si ritirò a vita eremitica, sotto la guida dell'eremita Martino, abate di Pomposa, di cui fu successore nel 998. Sotto la sua guida, il monastero conobbe un periodo florido, sia nell'ingrandimento edilizio, sia per il gran numero di monaci presenti. Collaborò con l'arcivescovo Gebeardo alla riforma ecclesiastica, favorì le nuove teorie sul campo musicale liturgico, ebbe fra i suoi monaci anche Guido d'Arezzo, inventore del pentagramma musicale. Aderendo all'invito dell'imperatore Enrico III di recarsi a Piacenza, non poté raggiungere il luogo. Malato, dovette fermarsi a Borgo San Donnino, dove morì il 31 marzo 1046. Buon onomastico a tutti coloro che portano il nome di San Beniamino e San Guido, ed auguri a quanti il 31 marzo festeggiano il compleanno, l'anniversario del battesimo, del matrimonio, dell'ordinazione sacra, della professione religiosa o qualunque altra felice ricorrenza.